La sua vita è cominciata quando ha smesso di aspettare, era in attesa di qualcuno che le prendesse la mano per non abbandonarla mai più. Joanna aveva circa 3 anni quando ha conosciuto i suoi genitori. Antonio e Maddalena partirono per la Colombia per raggiungere l'orfanotrofio che la piccola chiamava casa. Ci prenderemo cura di te, questo le dissero senza parlare. Il tuo primo ricordo è una mano che non volevi lasciare, una mano che volevi trattenere e farla tutta tua. È la mano di mia madre quando i miei genitori sono venuti a prendermi in Colombia. E ormai sono passati 40 anni, però il ricordo è quello che mi porto insomma dietro da sempre. E il giorno in cui loro sono arrivati ero seduta su una poltrona con un vestito forse il doppio di me quando li ho visti, insomma. Poi si è compiuto tutto, quell'atto d'amore ha avuto poi la sua più bella conclusione. Dalla sua adozione fino ai banchi di scuola di Barletta, dove oggi insegna ai bambini della primaria, Joanna Vitobello ha sentito la necessità di consegnare soprattutto ai più piccoli la storia della sua vita, la divisa in capitoli, arricchita da vivaci illustrazioni. Così è nato il suo libro, La maestra colorata, edito Terre Maric. Tra i temi affrontati, l'inclusione e la forza di credere in se stessi. La bellezza dell'unicità, sentirsi unici nonostante le differenze. Nel mio caso era il colore della pelle, ovviamente, però sono riuscita comunque a farne, insomma, di questa mia caratteristica una forza. Infatti il libro è dedicato alle farfalle che colorano la mia vita, che sono tutte quelle persone che mi hanno dato quella forza e hanno dato unicità, insomma, a tutto il mio percorso. La definisce nel suo libro Gravidanza di cuore l'adozione. Lo fa attraverso una tenera metafora, così da poterla spiegare anche ai più giovani, anche se l'autrice confessa: solo quando sono diventata mamma dei miei 4 figli ho compreso davvero la potenza di quel gesto. Quando diventiamo mamme, diciamo, viene quasi naturale, no? Avere il figlio, poi. Invece, per una mamma che decide e veramente aspetta con tanto tempo, perché i miei genitori hanno deciso di adottarmi quando io non ero ancora al mondo, questa l'idea di avere 2 persone che ti hanno desiderato in una maniera così forte, poi ti rende unica.